Buongiorno amici, bentrovati sul canale. Come potete notare, sto già ridendo perché mi accingo a leggervi l'ennesimo articolo della playlist Merdalia. Era forse un paio di settimane che non vi facevo un video in merito perché aspettavo un'occasione interessante. Devo dire che mi è arrivata. Ringrazio uno di voi che mi ha mandato un'email con il link. Scusate l'emozione. E nulla, quindi questo è l'articolo che stiamo per leggere si chiama Dalmattino.it, è un articolo del 30 agosto 2024 e dice: La nuova vita di Raffaele, da prof a rider, nella scuola troppo precariato, ora ho un part-time a tempo indeterminato. Questo è l'articolo che leggeremo oggi. Io non lo so, rido per non piangere perché queste storie sono stupende. Ne abbiamo lette tante, però non mancano mai delle variazioni sul tema. Abbiamo capito che gli insegnanti in Italia sono dei subumani, una categoria di ritardati. Insultiamoli liberamente, oltretutto vi invito, se avete degli amici insegnanti, a prenderli per il culo per il fatto che hanno delle vite miserabili, hanno un'impossibilità alla base di... Non lo so, di avere una vita normale, perché se vedete quelli che fanno i pendolari da Caserta a Olbia, quelli che fanno i pendolari dal Lazio al Veneto, quelli che prendono l'aereo, quelli che guidano 300 km al giorno, tipo quella, l'ex banchiere che vuole andare a insegnare economia, eccetera. Cioè, sono una categoria di sfigati. Non necessariamente per colpa loro. In maggior parte per colpa dello Stato italiano, delle leggi, delle burocrazie, del sistema di dare queste cattedre a questi individui, ma ad ogni modo sono dei casi umani, cioè hanno delle storie assurde. Le storie peggiori, ripeto, sono in maggior parte relative agli insegnanti. E questa cosa è comunque anche, cercando di restare seri, di tornare seri, è grave perché se un paese come l'Italia, che è una grande potenza, ha una classe di insegnanti precari, infelici, poveri, che passano 8 ore al giorno sui mezzi per andare a insegnare 2 ore di religione piuttosto che geografia ai bambini delle elementari, ecco, se questi sono quelli che devono formare le nuove leve, capite che non è un caso che l'Italia sia uno dei paesi peggio scolarizzati d'Europa, con meno laureati, con più analfabeti funzionali. Cioè, sarà anche questo una componente? Cioè, come fanno questi poveri cristi a essere degli insegnanti efficienti ed efficaci se hanno delle vite di merda? Questa è una domanda che vi chiedo. Poi, andiamo a leggerci l'articolo, perché... È veramente bestiale. E ricordatevi di iscrivervi al canale, Livitali, iscrivetevi. Solo io faccio questi articoli, non li fa Marcello Merdanio, non li fa Zanetti, che non è il giocatore dell'Inter, non li fa Barba Merda XYZ, non li fanno quelli. Quelli famosi non li fanno questi articoli, li faccio io, perché non ho peli sulla lingua. E vanno denunciate queste cose. A 47 anni Raffaello Funari è riuscito a trovare il proprio equilibrio grazie a un contratto a tempo indeterminato offerto da Just Eat. Che poi io dico, ma questi articoli scusate, mi viene da ridere, ho pensato a Gianfranco Funari. Torna serio, ok. Questi articoli li paga Just Eat? Cioè, un po' come OnlyFans, che ogni 2x3 fanno un articolo in cui viene promosso, viene elevato questa piattaforma di puttane, viene elevato a il non plus ultra dell'emancipazione femminile. Allo stesso modo Just Eat, questi pagano o sono così, meritano pubblicità gratuita? Com'è? Che poi non ne hanno bisogno, perché a quanto pare gli italiani amano farsi consegnare il cibo dai 47enni precari e dai 60enni. E dai settantenni. Ho fatto un video sui settantenni pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese e fanno le consegne in macchina. Comunque, pagheranno, secondo me non pagano. Studiare per realizzare il suo sogno, quello di diventare insegnante.
ma poi la vita lo ha portato su una strada diversa. Bicicletta e uno zaino in spalla per fare le consegne. Tutto per sfuggire al precariato, ancora molto presente nella scuola merda italiana. E questa è la rivincita di Raffaele Funari, che non è, Gianfranco. Un rider di 47 anni di Just Eat, che è riuscito a trovare il proprio equilibrio consegnando cibo alle famiglie, agli anziani, ai pazienti e ai medici ricoverati in ospedale. No, aspetta. Sarà consegnato cibo ai medici e ai pazienti ricoverati in ospedale, ma come al solito lo stagista che ha scritto l'articolo non ha fatto i controlli con ChatGPT, sarà lo stesso di Michele Pagina. Comunque, faccio il rider dalla pandemia. Raccontato l'uomo al Corriere della Sera. Prima ero un insegnante precario e in quel periodo purtroppo i supplenti non hanno lavorato. La scuola è un macello, è tutto un precariato. Una persona non può fare quella vita. E così, su consiglio di un amico, mi sono candidato a Just Eat. Ti sei iscritto perché non è che c'è da candidarsi, non è che c'è tutta questa selezione per fare il consegna pizze. Il 47enne ha iniziato a lavorare per la catena di consegne e stavo. Quando ho iniziato a lavorare stavo affrontando un periodo molto delicato, stavo completando il percorso da donna uomo e anche per quello che me la sentivo di rientrare in classe. No, aspetta, io non lo sapevo, l'articolo lo sto leggendo con voi, non sapevo che abbiamo una combo in questo articolo, abbiamo una transizione doppia, abbiamo una transizione da donna uomo e da insegnante a consegna pizze. Però Raffaele Funari ha studiato filosofia per poi specializzarsi in teologia per diventare insegnante di religione. Quando insegnavo avevo più stress mentale. Purtroppo il mondo dell'insegnamento non è semplice, ha spiegato il 47enne. La scuola per il momento non mi manca, essere rider è fantastico. Allora io la frase essere rider è fantastico l'ho sentita solo a gente che ha tra i 18 e i 24 anni, non riesce a trovare uno sbocco lavorativo decente, non ha studiato, non riesce a fare nulla, non ha un percorso chiaro nella vita, allora fa il rider perché è capo di se stesso, ma resta sempre lo schiavo di Deliveroo e di Just Eat, di Uber Eat, cioè i ragazzini dicono che che sono felici di fare i rider, poi una persona minimamente matura non può dirlo, un 47enne non può dire che sia fantastico, è un lavoro di merda. Cioè, ragazzi, è un lavoro di merda. Infatti, chi lo fa in Italia? Di recente sono tornato, ho fatto qualche giorno a Pavia, a Milano, e sono tutti stranieri, sono tutti indiani, pakistani, africani, con le bici elettriche taroccate. Non lo fanno gli italiani, cioè lo fanno una minoranza di italiani. È un lavoro di merda. Cosa c'è di bello fare il rider? Cioè, vabbè. Ma questi sono gli articoli del regime. Gli articoli che, insieme a quelli di OnlyFanzer, vi cercano di invogliare a fare queste scelte pessime. E cercano di dirvi che fare il rider sia una cosa di cui vantarsi. Vabbè, ma d'altronde questo che avesse problemi mentali già l'avevamo capito perché abbiamo scoperto il suo segreto. Funari ha iniziato a lavorare. Ma poi come faceva a fare l'insegnante di teologia? Avrà proprio perso la fede per fare la doppia transizione. Vabbè. Funari ha iniziato a lavorare per Just Eat consegnando gli ordini in bicicletta, mentre adesso vado in strada con una e-bike. E sì, come gli indiani, i pakistani, come gli africani, come questa gente qua. Con tutto il rispetto per questi immigrati che fanno un lavoraccio, però un italiano che faceva l'insegnante non dovrebbe fare il consegna pizze con la fat bike elettrica, magari anche con sbloccata così va a 70 all'ora in tangenziale. Ha un contratto a tempo indeterminato e part-time. Il lavoro mi piace. Il nostro è un servizio utile, anche se la gente pensa che a chiamarci ci siano solo ragazzini. Invece, spesso consegno gli ammalati in ospedale. Spero che tu ti metta la mascherina e ti faccia il tappone prima di entrare in ospedale, maledetto. Maledetto untore. Agli invalidi, alle persone che non possono staccare dal lavoro, o alle forze dell'ordine, quelli che ti controllavano se avevi la mascherina. Poi durante il che eravamo fondamentali. Siete gli angeli delle cucine, se potreste chiamarvi. Avete impedito a un intero paese di morire di fame durante l'ora più buia. Un applauso per
per i professori precari che hanno fatto la transizione in tutti i sensi e che hanno salvato l'Italia dal perdere peso durante la pandemia. Quindi adesso c'è anche un elogio, si sente orgogliosa a fare il consegnapizze, sto scappato di casa. Anche se consegnare per Roma, ah minchia, Roma lo fa pure, pensa a te. La città è un caos, ad agosto con poche macchine in giro è andata bene, ma è una città molto pericolosa a causa delle rotaie, radici, buche e strade poco illuminate. Bisogna stare molto attenti anche perché non sempre le ciclabili sono utilizzabili. Molte volte sono invase dalla spazzatura o dalle auto parcheggiate. Qui c'è poco rispetto per chi va in bici. E questo è grave. I romani non capiscono l'importanza di chi consegna pizze, McDonald's, sushi e altro pattume alle nostre forze dell'ordine, per esempio, ai nostri disabili, gli viene quell'attimo, quel desiderio gastronomico e non può essere soddisfatto. Perché Funari Raffaele, non Gianfranco, non è in grado di raggiungerli in maniera veloce ed efficiente, sicura ed efficace. Raffaele Funari. Stavo completando il percorso da donna a uomo. E qualcuno non me la sentivo dire entrare in classe. Ha studiato filosofia per specializzarsi in teologia, per diventare insegnante di religione. Ha perso la fede. Raffaele ha perso la fede. E non solo quello. Mamma mia, io non so cosa dirvi. La nuova vita di Raffaele, da prof a rider, da donna a uomo. Ditemi voi. Grazie per chi mi ha mandato questo link. Iscrivetevi al canale, mandateli, leggiamo insieme, facciamoci due risate per non piangere. Sono felice, ma per i ciclisti c'è poco rispetto. Ma vaffanculo.